Salve a tutti. Allora, visto che ultimamente ho fatto molte letture e magari ve ne ho parlato solamente sul video acquisti e basta, o alcuni ne ho parlato anche in un video apposito, per quelli non vi dico nulla, ma per gli altri che ho letto volevo farvi un video recap delle letture che ho fatto nell'ultimo periodo, perché magari non vi ho parlato semplicemente di tutti i titoli in video singoli, quindi ho pensato magari di raggruppare tutto ciò che ho letto quest'estate, che ho letto recentemente, di cui non vi ho parlato o non ho fatto video a riguardo, insomma. Ed è per questo che faccio questo video di letture, di recap appunto generico, dove vi parlo dei volumi che ho letto ultimamente. Sarà un recap un po' confusionario, nel senso che non li dividerò per case editrici, eccetera. Quello che viene su dalla pila che ho messo, ve ne parlo. Partiamo da un volume unico di Planet Manga, e sto parlando di Asano con Eroi. È un volume unico al prezzo di 12,90 euro, non è grandissimo, quindi non è grande come Reiraku o il mio Asano Short Stories, ma è un volume, ecco che spunta fuori la bandella, molto carino, che attraverso dei personaggi inseriti in un'ambientazione fantasy ci descrive che gli eroi non esistono, perché ogni eroe ha un lato cattivo, diciamo egoistico, quindi si parla di sentimenti umani, dell'umanità in generale e di come l'umanità è egoista oppure ha dei pensieri negativi verso l'altro, quindi egoismo, cattiveria, invidia, eccetera. E tutto viene impostato appunto con un'ambientazione fantasy dove ci sono questi eroi strambi, diciamo, personaggi di Asano che sono classici, per Asano sono classici, che di volta in volta, di capitolo in capitolo, ogni eroe ha un suo lato oscuro, un lato negativo. E si parlerà anche di amicizia, si parlerà di eroe come senso lato, senso puro e crudo, perché ci sarà una parte in cui c'è un fantasy puro, dove l'eroe è quello che viene osannato in qualsiasi caso. Ed è un volume che si fa leggere benissimo, che a me personalmente è piaciuto tanto. Non lo reputo tra i migliori di Asano, ovviamente, ma il suo scopo l'ha ottenuto e l'ha descritto in modo superbo, a mio avviso, e non banale come al solito. Mi è piaciuto soprattutto l'impostazione e i colori, che rende veramente bene in questa tipologia di storie. Mi è piaciuto davvero da tanto. Secondo me non è banale come vogliono farlo descrivere, magari ognuno lo interpreta a modo proprio, quindi se cercate un volume particolare di Asano che non riguarda la quotidianità in un contesto fantasy, mi è piaciuto davvero tanto, non so che dirvi. Ho visto molte recensioni negative, comunque non entusiaste, invece per me è impostato veramente bene, rispetto tantissima altra gente che fa storie e che crea storie del genere. Io lo promuovo a pieni voti. Altro volume che ho letto, che mi è piaciuto da tanto, che sta scorrendo benissimo, è My Lovely Like a Cat. Ve ne ho già parlato ho iniziato nuove serie manga, che vi lascio qui sopra. Questo volume è dolcissimo. C'è un'evoluzione della storia tra Kei-chan e Mikan. C'è un'evoluzione della storia tra Kei-chan e Mikun, perché in questo caso i due andranno oltre, fisicamente parlando, ma dicendola così sembra una specie di yaoi spinto. In realtà invece è molto delicato e tutte le fasi dell'evoluzione della loro storia avvengono gradualmente, solo perché Kei-chan, che è colui che prima è stato sempre etero, è la prima volta che si approccia ad una storia con un partner dello stesso sesso, quindi molto spesso queste storie vengono banalizzate. In questo caso Mikun è molto bravo a rispettare i suoi tempi e ho trovato dolcissima questa storia che si svolge in particolare sul mare.
trovato anche molto dolce l'arrivo del nipote di Kei-chan, cioè il figlio della sorella, che ho trovato adorabile. E veramente tutto scorre molto lentamente, però quel lentamente dolce, delicato, non è mai banale e non è mai forzato. I loro sentimenti non sono mai forzati e anche gli approcci fisici sono molto naturali. Trovo che quest'opera di Haruko Okumoto sia fantastica, mi sta piacendo tantissimo. E se mi piace a me, che io non amo tantissimo i boys love, devo dire che è una garanzia. Mi sta piacendo, lo trovo. Come piace a me, è uno slice of life carino, non scontato, che riguarda la quotidianità, che riguarda anche l'amore. Ve lo consiglio caldamente, al prezzo di 6,90 € edito Flashbook. Ho cominciato a rileggere un'opera che è uno dei miei manga preferiti. Chi mi conosce lo sa benissimo, sa che amo Shinichi Sakamoto dai tempi di Masurao, che è la prima opera che lessi e mi folgorò totalmente, e quindi ho deciso di rileggere, anche perché una ragazza mi ha chiesto un video in merito che arriverà appena finirò di rileggerlo e metterò un po' in piedi tutto quello che devo dire di questo volume, di questa serie, cioè The Climber di Shinichi Sakamoto. È di un romanzo di Jiro Nitta e sceneggiato da Yoshio Nabeta, al prezzo di 5,90 € era in 17 volumi, pubblicato da J-Pop. Io sono andata, sapete già, a vedere Sakamoto a Lucca Comics tantissimo tempo fa, nel 2011 precisamente, quindi quasi 10 anni fa, non me ne pento mai di esserci andata. E il The Climber è uno dei miei manga preferiti. Non vi voglio spoilerare niente. Sappiate comunque che deriva da un romanzo e che parla di The Climber, parla di scalatori e di come vivono la montagna, di cosa per loro la montagna, ma in particolare noi percorreremo la vita di Buntaro Mori. Ed è una vita vissuta per la montagna, totalmente dedicata alla montagna, ed è veramente particolare perché chi non capisce i loro sentimenti, il loro voler scalare a tutti i costi, a costo della loro vita, è un po' difficile da comprendere per noi, almeno per me, che io non amo scalare, non so cosa significhi voler a tutti i costi andare in montagna per scalare. Questo mi ha aiutato tantissimo a capire la mentalità di uno scalatore, e soprattutto mi è piaciuto perché alla fine di ogni volume ci sono gli approfondimenti con i vari scalatori giapponesi e del loro percorso. È veramente utile per capire la loro mentalità, perché magari noi la banalizziamo, soprattutto quando ci sono morti di questo genere, dicendo potevano stare a casa. Invece per loro non è un passatempo, è proprio un istinto naturale. Questo mi ha aiutato tantissimo a comprenderlo. Quindi, quando finirò di leggerlo, vi farò un video, perché lo devo alla ragazza, perché me l'ha chiesto, e in più perché lo voglio e perché merita assolutamente. Non so se è recuperabile, chiedo a J-Pop di ristamparlo, perché tutti dovrebbero leggerlo. Passiamo a una uscita recente, questa è uscita proprio ad agosto, e sto parlando di Un marzo dalle 1:15, al prezzo di 7 € di Chika Umino. Devo fare un appello a Planet Manga, anche se so che non mi ascolterà mai, ma ristampatelo, perché è veramente una perla. Mi dispiace tantissimo che le persone che se lo sono perso non possono recuperarlo o debbano recuperarlo a prezzi da veramente da usurai, perché c'è gente che lo vende a 400, 200 passa euro, e veramente sono prezzi elevatissimi. Ristampatelo anche a un prezzo maggiorato, che ne so, 7,50 €, ma ristampatelo, perché mi dispiace davvero che questa perla venga persa così. Questo è un numero molto toccante per vari motivi. In particolar modo, a parte il volume in sé, che non vi spoilerò niente perché veramente non voglio dirvi nulla, ma ho voluto inserirlo in queste letture, anche se so che non posso dirvi nulla perché sennò spoilerò tutto, perché
perché è il numero in cui Chico Mino ci dice appunto che Bun Chan non c'è più, cioè il suo gatto che noi conosciamo dal secondo numero di Un Marzo da Leoni l'ha lasciata, e lo dice in un modo, alla fine appunto del volume, in un modo davvero delicato, e personalmente ho sentito il dolore che ha Chico Mino in questo momento, trasmesso attraverso quelle vignette finali, quel capitolo finale. Mi è dispiaciuto tantissimo per Bun Chan, perché lo abbiamo seguito tanto sia su Instagram che attraverso Un Marzo da Leoni, e ci tenevo a inserirlo perché è stato un volume davvero toccante, soprattutto per quel momento in cui ho letto di Bun Chan, che mi ha spezzato il cuore veramente. Io ve lo consiglio sempre, Un Marzo da Leoni, non sicuramente a quei prezzi da usurai che girano su internet, però spero in una ristampa. Passiamo al Dainese Showcase con due volumi. Il primo è Kafka di Nishioka Kyodai, al prezzo di 16,90 €, un volume unico dei fratelli appunto Nishioka Kyodai, che parla di Kafka, quindi di vari racconti di Kafka, tra cui c'è il famosissimo La Metamorfosi, che prende più spazio rispetto agli altri, pur essendo a mio avviso meno interessante, anche avviso di uno dei due fratelli, che purtroppo, come dice lui alla fine, per esigenze appunto di marketing, tra virgolette, ha dovuto disegnare, ha dovuto scrivere. Trovo che questo volume sia interessantissimo per conoscere alcuni racconti di Kafka e per poi approfondirli attraverso la lettura dei libri, perché ti sprona il lettore a saperne di più. Ed è fatto, strutturato veramente bene. Intanto vi faccio vedere i disegni di Nishioka Kyodai, che sono disegni meravigliosi. Hanno quel non so che di fiaba che a me fa impazzire. Le fiabe mi fanno impazzire e mi piacciono davvero da morire. E loro hanno quello stile lì, quello stile particolare. Trovo che i racconti da loro scelti siano azzeccatissimi per le loro storie, e il mio preferito, come vi dicevo anche nel video acquisti, è Un digiunatore, perché fa capire tantissime cose sull'essere umano, su come viene sfruttato, su come si sente l'essere umano, e a me piacciono quelle storie in cui si parla di esseri umani, di sentimenti, e dove viene fuori veramente l'essere umano, per com'è, la cattiveria, l'egoismo, eccetera, come vi dicevo poc'anzi. Trovo che mi abbiano aiutato anche ad apprezzare Kafka, perché io non lo amavo, non lo amo tantissimo, mentre attraverso questi racconti ho apprezzato davvero quello che mi ero persa, perché mi ero fermata solamente alla Metamorfosi, mentre questo mi ha aiutata a capirne molto di più. Poi pian piano magari recupererò anche qualche libro, però veramente gli approfondimenti finali che mette la collana Showcase in alcuni suoi manga sono veramente utili e indispensabili per capire gli artisti. Io ve lo consiglio se vi piace Kafka, ma anche se non vi piace, Nishioka Kyodai sono una garanzia. Mentre questo è stata una sorpresa per me, perché non gli avrei dato 2 lire. Sto parlando di Concierge et Okyoku, perché nell'altro video ho detto una cavolata, Department Store. La nostra protagonista Kino comincia a lavorare in questo department store. Viene popolato solamente da animali antropomorfi, ma sono animali particolari, cioè tutti estinti. La particolarità di Tsuchika Nishimura è quella di descriverci come si sono estinti, perché attraverso appunto i vari capitoli autoconclusivi. Sono vari capitoli autoconclusivi dove Akino capirà come affrontare questo lavoro e capirà come affrontare i vari animali. Interessante, e soprattutto dal punto di vista di nozioni riguardanti animali che non ci sono più, ma interessante anche come viene sviluppato l'opera, perché può essere letta, anche se questo è il numero uno, da sola. Non hai bisogno di attendere gli altri volumi. Cioè non hai quella necessità di sapere, perché sono tutti i capitoli, scusate, autoconclusivi.
Questo è il prezzo di 14,90 euro. Vi consiglio di dare un'opportunità a Tsuchika Nishimura perché è un artista eccezionale, particolare, ha un suo stile bellissimo a mio avviso. Gli animali sono stupendi e trovo questo volume sia veramente interessante per scoprire anche animali che non conoscevamo. Ve lo consiglio caldamente. Finito di leggere Stop Ibarikun di Eiji Izashi. Trovato meraviglioso, divertente, una comicità molto particolare, molto giapponese, quindi particolare. Quello che mi è piaciuto di Stop Ibarikun è proprio Ibari, che non se ne frega, scusate il termine, di tutto ciò che pensa il suo padre, di tutto ciò che pensa la società, perché lei vuole essere donna e lo è naturalmente, cioè non si sforza di esserlo, lo è proprio, lo è perché lo sente di esserlo. E questo fatto ambientato all'epoca, perché si parla comunque penso degli anni 70-80 se non sbaglio, è molto forte l'impatto che penso abbia avuto sui lettori all'epoca, soprattutto perché tratta di argomenti molto importanti in modo naturalissimo, senza forzature, senza voler calcare la mano, senza renderlo ridicolo. Ho trovato anche meraviglioso il finale, che secondo me ci sta tutto, pur essendo aperto, pur essendo quello che volete, secondo me ci sta per come è impostata l'opera in sé. Io vi consiglio di dargli un'opportunità perché all'inizio non volevo neanche toccarlo, perché secondo me non era nelle mie corde, invece si legge bene, scorre benissimo, è veramente fantastico. Questo è il prezzo di 18 euro in 3 volumi. Ah, ed è il Coconino della collana Doku. Moto Agio Collection. Ho finito Marginal, che dire ragazzi, uno spettacolo unico, un finale bellissimo, strutturato in maniera assurda. Io non so come faccia questa donna a strutturare tutte le sue storie, tutte diverse in modo particolare e unico. È assurda la cosa. Non vi faccio vedere nemmeno una tavola per non spoilerare, ma qua c'è il mondo. Non posso dirvi altro. Posso dirvi che è un'opera meravigliosa, particolare. Io non ho mai letto una cosa del genere, strutturata in questo modo. Veramente. Leggete Moto Hagio perché non ve ne pentirete nemmeno un secondo. Questo è il prezzo di 12,50 euro, sono in 3 volumi. Non so che dirvi perché non voglio spoilerarvi, ma è meraviglioso. Tra le riletture che volevo fare per arrivare a 5 Years preparata, preparata, cioè perché io ho la memoria di Dory, sappiatelo, ho riletto alcune opere di Terry Moore che ricordavo meno rispetto a Stranger in Paradise. Sto parlando di Echo, edito da Bao Publishing al prezzo di 27 euro. È una storia che riguarda una tuta particolare che è progettata per essere una bomba nucleare, quindi si parla comunque dell'umanità e del suo rapporto con la scienza. Ed è molto particolare come al solito Terry Moore mischia la serietà con la comicità tutta sua, che io ho adorato tantissimo. E proprio all'opposto ho riletto Rachel Rising, che qua si parla di streghe, di caccia alle streghe, di morte, di risurrezione, insomma, veramente strutturato bene, pur essendo una tematica vista e rivista, lui riesce con i suoi dialoghi a renderla interessante, oltre ad essere un illustratore bravissimo. Il mio personaggio preferito qua è Zoe, perché è fantastica. Quindi queste erano le mie letture per arrivare pronta a 5 Years. E quindi ci sono. Andiamo avanti velocemente perché sta diventando un video lunghissimo. Il prossimo di cui voglio parlare è Ginseng Roots di Craig Thompson, che è l'ultima uscita in casa Craig Thompson, che non leggo da una vita perché l'ultima opera che ho letto mi sembra che sia stata Habibi. Questo secondo me gli fa fare un salto di qualità enorme perché parla appunto della sua infanzia, di quando tutte le estati andava a raccogliere il ginseng, perché se non lo sapete, e io non lo sapevo come vi dicevo, il Wisconsin era il maggior produttore di ginseng al mondo, del pianeta. E lui, per aiutare i genitori, insieme ai suoi fratelli,
accoglieva il ginseng, e qui ci parla di tutta la parte tecnica riguardante il ginseng, della sua infanzia, di come l'ha vissuta. Trovo che rispetto a Blankets, in cui si parla del suo primo amore, questo è molto più intimo, molto più descrittivo, ma quel descrittivo che non annoia, non è banale come in Blankets. Questo è il primo volume di una trilogia, a quanto pare, al prezzo di 17 euro. E se devo consigliarvi Craig Thompson, in questo secondo me si supera soprattutto nei disegni, che sono fantastici, ma lui è un illustratore meraviglioso. Che ve lo dico a fare, sapete che amo lui per Dio Chunky Rice e Habibi in particolar modo, però questo mi ha rapito davvero il cuore. È edito Rizzoli, come vi dicevo, a 17 euro. Se volete approcciarvi a Thompson, ve lo consiglio. I volumi unici invece di casa J-Pop che mi sono piaciuti molto sono stati in primis Kota, il cane che vive con noi di Takashi Murakami, di cui vi ho già parlato nel video acquisti, però vi dico che non è struggente come il cane che guardava le stelle, perché qua si parla di Kota, del suo Shiba Inu, si parla della quotidianità insieme alla sua famiglia, ma è molto particolare perché non si sofferma sulle banalità, ma parla sia del bene che del male riguardante l'adottare uno Shiba Inu, un cane in generale, soprattutto per chi ha un appartamento, lo capirà. Io per esempio avevo il mio cane Momo, che pesava 30 kg, quindi è un cane di taglia grande che viveva con me in un appartamento, e quindi sappiamo, io so quanto sia difficile avere un cane di taglia grossa o comunque un cane difficile in un appartamento, perché gli Shiba Inu non sono semplicissimi, bisogna saperli prendere, e qua lo spiega benissimo. Io ho trovato molto veritiero tutti i capitoli che ho letto, perché mi ci sono ritrovata in pieno. Vi consiglio, lo consiglio principalmente a chi vuole adottare uno Shiba Inu, ma anche a chi vuole adottare un cane. Magari vi servirà assolutamente sapere i pro e i contro. Invece l'ultimo volume di cui volevo accennarvi o parlarvi è Va tutto bene di Kanaki, edito edito da J-Pop al prezzo di 9,90 euro. Mi è piaciuto da morire perché è molto giovanile, il tratto è molto morbido, ci sono i gatti, parla comunque di crescita, di crescere, comunque giovani adulti che si trovano ad affrontare un lavoro che magari non vogliono fare, o magari per loro il lavoro è pesante, vogliono fare altro ma si ritrovano a fare di peggio. Quindi si tratta di tutto ciò che riguarda noi, sia da quando siamo giovani sia in età più avanzata. Si tratta anche di adolescenti, tratta di adolescenti in modo molto sbrigativo, però rispetto a come tratta gli adulti. E trovo che la storia tra le protagoniste Chiyo, penso che si pronunci così, e Tamaki, sia una storia veramente delicata, fatta di flashback, ma una storia appena accennata, perché non la descrive tutta in primis, ma quell'accenno che basta per innamorarti delle due protagoniste, perché veramente sono bellissime, ma poi la loro storia è molto più vera di tantissime altre storie di questo genere. L'ho trovato geniale per come è impostato, fatto per i giovani, assolutamente, fatto per i giovani, ma è uno slice of life alternativo, molto più fruibile per chi non ha mai, non ha mai approcciato a slice of life o non ha mai approcciato a Josei. È molto più fruibile e molto più vicino ad un anime, quindi sicuramente sarà più nelle vostre corde o nelle corde appunto di chi non ha mai approcciato uno Josei. Ho trovato carino, i disegni di Kanaki mi piacciono molto, sono molto morbidi, una pretese di essere un capolavoro, e quindi viene tutto naturale, scorre bene. Ve lo consiglio per chi non è mai approcciato ai Josei o vuole un Josei soft, quindi molto carino, scorrevole. Io lo promuovo a pieni voti al prezzo di 9,90 euro. Ve l'ho già detto, non lo so. Con questo vi ho detto una parte delle letture che ho fatto, perché non ve le ho dette tutte, perché veramente stiamo a 29 minuti, un po' taglierò, però veramente è venuto un video
troppo, troppo, troppo lungo. Però ci tenevo a fare un recapone delle letture perché non lo faccio mai, quindi adesso che ho tempo vi faccio un bel recapone, se no tutte le mie letture settimanali le trovate su Instagram, vi lascio come sempre qui sotto il link per andare sulla mia pagina Instagram se volete seguirmi o se avete Instagram. Spero che vi sia piaciuto questo recapone, in più fatemi sapere nei commenti se avete letto qualcosa, se avete recuperato qualcosa, quindi vi aspetto nei commenti. Nell'info box troverete tutto ciò che riguarda i miei social, come vi sempre, e titoli citati. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!